Si conclude con la lettura dei nomi delle 1031 vittime innocenti della criminalità, l'iniziativa promossa da Libera allo stabilimento Whirlpool di Napoli, alla vigilia della 26ª giornata della memoria. Un lungo elenco letto dal prefetto di Napoli, Marco Valentini, dall'arcivescovo Don Mimmo Battaglia, dal senatore Sandro Ruotolo, dall'assessore comunale Alessandra Clemente, dallo scrittore Maurizio De Giovanni, dal presidente della Fondazione Polis, Don Tonino Palmese. Spesso davanti al crimine e soprattutto nelle realtà come l'area metropolitana di Napoli, dove la criminalità ha un peso, ci dimentichiamo delle vittime. Le vittime invece sono importanti perché rappresentano la ferita aperta o la cicatrice di questa realtà che dobbiamo superare e soprattutto rappresentano la memoria che non è in questo caso un sentimento rivolto al passato, ma è qualcosa che riguarda l'oggi e il futuro delle nuove generazioni. Questa mattina attraverso il ricordo delle vittime avremo la possibilità di nominare, di citare, di pensare a coloro che non ci sono più e sono per noi come delle stelle perché ci accompagnano nel firmamento, ci accompagnano anche nella notte, così come le stelle è la bellezza di questa azienda che per tanti anni è riuscita a dare dignità alle persone, è riuscita a produrre cose di qualità. Ecco, speriamo che davvero questa occasione sia propizia perché la memoria e la dignità del lavoro possano diventare fiori all'occhiello della nostra società.